Sostituzioni dal GPS 200-2324. Da quale nome inizierà il secondo turno di candidature e quali sedie saranno disponibili supplenti? Degli insegnanti per l'anno scolastico 200-2324, come funziona il secondo turno di nomine dell'algoritmo? Gli uffici scolastici dell'Emilia-Romagna e del Piemonte hanno già effettuato il secondo giro di nomine entro il 31 agosto. Molte altre province aspettano invece l'eventuale mancata entrata in servizio per rimettere a sistema le cattedre derivanti da dimissioni. Quali sedie saranno libere per il secondo turno di candidature? Ce lo spiegano alcuni uffici scolastici che hanno già effettuato la seconda tornata di nomine. Compreso rinuncia all'affidamento, un incarico a tempo determinato, rinuncia all'ammissione al ruolo. Per graduatoria merito, accettazione domande, incarico a tempo determinato o ad uso interprovinciale. Ulteriori provvedimenti che abbiano comportato l'allontanamento del professore titolare dalla sede. Servizio. Se le circostanze 1 e 4 sono normali, cioè le uniche che avrebbero dovuto far scattare il secondo turno, i punti 2 e 3 non sono ammissibili, perché significano falsare il primo turno di nomine. In effetti, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Se quadro delle disponibilità non sarà completo già dal primo turno nomine. Sistema ideato, cui atto prevedeva di completare la domanda entro 31 luglio in assenza disponibilità, risulterà distorto. Supplenti 2023. Se non ci sono tutte le cattedre al primo turno, l'algoritmo è imperfetto, allora si potrebbe obiettare. Cosa si doveva fare? Far saltare il primo settembre, senza sostituti nominati a compiere il rituale e benefico rito dell'assunzione in servizio per attendere la chiusura degli inserimenti a tempo indeterminato e degli incarichi temporanei. O comunque garantire contratti anche se verranno privilegiate le posizioni più basse della graduatoria? A nostro avviso, quando gli uffici scolastici si sono accorti di non poter inserire in prima battuta il quadro completo delle disponibilità, avrebbero dovuto chiedere indicazioni al Ministero. Certamente in questo momento ci sono province in cui c'è già stato un secondo turno di candidature entro il 31 agosto, ma con disponibilità per il secondo turno che avrebbe dovuto essere nel primo, e province che hanno rinviato le nomine alla prossima settimana. Sostituzioni 200-2324, migliaia di docenti in servizio da oggi 1 settembre. Veneto e Sardegna rinviano gli appuntamenti. Mancano le grandi città come Napoli e Roma, a questo punto il numero dei turni rischia di allungarsi, come accaduto lo scorso anno scolastico, con appuntamenti anche a febbraio. Da quale nome riparte la seconda tornata di nomination lo spiega in maniera esaustiva l'ufficio scolastico di Reggio Emilia, in un documento del 1 settembre che è anche una risposta alle denunce pervenute riguardo alle nomine già effettuate. Oltre a spiegare circostanza per cui docenti in posizione inferiore e o con punteggio significativamente inferiore possano essere stati nominati,